dell'acquedotto sì che era un lavoro onesto. Concentrati sul pesce, figliolo. Venite a vedere! Carne fresca, qui solo carne fresca. Sapevo che esaminavano i bambini, che il destino dei portatori era deciso alla nascita. E che era spacciato per il bene di tutti. Lo so. Ma biasimare un bambino, essere odiato dai suoi genitori senza avere colpe. Non immaginavamo cosa significasse nascere così, vero? No. Ottimo, un altro scontro. Dai il massimo, bello! Tieniti a distanza, bello! Di qua! Lì, bello! È finita! Vai!
Sarà facile. Dai il massimo, bello! No! Ecco la battaglia. Sì. Mi
chiedo quale oscurità c'è lì al suo interno. Scoprirò. Dai il massimo, bello! Tieniti a distanza, bello! Dai il massimo, bello! Mordi, Tordal! Buongiorno. Purtroppo l'abbazia non è aperta per la pubblica preghiera. Che Grigor sia con voi. Siamo qui per una donazione da parte di Marta. Capisco. In tal caso, seguitemi. Io non voglio morire. Per favore, padre, datemi qualcosa per il dolore. Vi prego. La luce si affievolisce. Non voglio morire qui da solo. Va tutto bene. Ci sono io. Queste persone chi sono? I portatori di Marta. Ha deciso di affidarli all'attenzione delle mie cure, affinché alleviassi la loro sofferenza. Naturalmente per quello che riesco a fare. Per il poco tempo che hanno davanti a sé. Sono maledetti. Tutti. Come ogni altro portatore costretto a utilizzare il suo dono. Tutte le volte che attingono all'etere, il loro corpo si pietrifica, finché non resta soltanto roccia e dolore, e poi vengono gettati via. Non c'è assolutamente nulla che io o Marta possiamo fare per cambiare le cose, ma almeno possiamo cercare di rendere le loro ultime ore un po' più gradevoli.
Abbi fede, figlio mio. Troverai la via della rinascita. E proverai anche tu la gioia che in vita non hai avuto. Grazie, padre. Vi porgo i miei più sentiti ringraziamenti per le medicine che avete gentilmente portato. I loro ultimi momenti saranno momenti di pace. Se doveste rivedere Martha, ditele per favore che altri due ci hanno lasciato. Dobbiamo tornare al rifugio di Martha. Già, andiamo. Vai, bello! Vai! Sai cosa fare, bello! Vai! Ecco! Lasciali scappare! Sta giù! Cosa fare, bello? Vai!
Tieniti a distanza, bello. Soffiate, dai, mordi, Thorvald. E qua. Sai cosa fare, bello. Vai. Mordi, torta! Sai cosa fare, bello? Lasciami scappare! Dai il massimo, bello! Di qua! Vai! Sai cosa fare, bello? Vai! Sai cosa fare, bello? Vai! Stavolta no! Quanto vorrei un gioco. Venite a vedere! Non siate timidi! Costruire quell'acquedotto, Seeker. Ah, siete tornati! Grazie per esservene occupati. L'abate ha un messaggio per te. Ne sono morti altri due. Capisco. Venite di sopra. Quindi, ora sapete, eh? Ho visto molti portatori morire sul campo di battaglia. Ma mai così. E questo solo perché sono nati diversi. I potenti non possono strappargli il loro dono, quindi li privano della loro umanità. Oh, molti compatiscono i poveri portatori, ma finché ce ne stiamo tranquilli, a piangere per chi ci porta sulle proprie spalle, non cambieremo nulla. E così hai votato il tuo potere a Sid. Il poco che ho. Uso i profitti di questo luogo per comprare quei poveracci. Quindi quando l'abate ci ha detto che i portatori sono tuoi? Sì. Sono mie proprietà, almeno per legge. Chi può ancora lavorare raggiunge prezzi oltre la mia portata. Posso solo occuparmi di chi non è più curabile. Ma ci sono anche buone notizie. Bernard ha finito di riparare il ponte. Potete proseguire per Pozza Orientale. Avete delle domande che cercano risposta, vero? Beh, buona fortuna. Grazie, Martha. Oh, quasi dimenticavo.
Sid e io abbiamo altri amici a Rosaria. Indossate questa e sapranno che siete dei nostri. E sappiate che sarete sempre i benvenuti qui. Avevi ragione, Sid. Sono davvero loro. Lord Rosfield e Lady Warwick sono tornati. Che possano restare a lungo. Sid. Ah, Clive. Che ci fate qui? Ti sei ferito? Direi di sì. Con un migliaio di piccoli fulmini. Non li scaglio più come una volta. Considerala una medaglia al mio lungo servizio e alla mia pessima condotta. Ma non sei qui per confrontare le ferite di guerra. Esatto. Grazie, Sid. Per tutto quanto. Ah. Se volete andarvene, la scelta è vostra. Vivrete sicuramente una lunga e felice vita insieme se starete lontani da me. Sid! Io conoscevo una ragazza, schiava del suo fato, come voi. Volevo salvarla. Per un po' ho creduto di riuscirci, ma credere in qualcosa non lo rende vero. Sid. Più che un salvatore, sono un vecchio presuntuoso. Dico alle persone di forgiare il proprio futuro, ma invece di dargli il martello, lo uso per colpirle. E se nessuno vuole ascoltare quello che hai da dire, tanto vale tenere la bocca chiusa. Ma Clive, ti dirò questo. Non sei un mostro. Sei la stessa persona di sempre. Accettalo e potresti sfuggire al tuo fato. Il mio fato? Hai avuto una vita difficile. E dubito che diventerà più facile. Forse non sarai in grado di salvare altri. Ma almeno puoi tentare di salvare te stesso. Ci proverò. Jill. Non ti conosco abbastanza, ma confido che ti prenderai cura di lui. Sì, lo farò. Hai finito lì? Sì. Bene, allora torniamo. Meglio non far aspettare Nan. Addio.